Avete visto il filmato che ho ricevuto da padre Roman, lui infatti mi informa di che cosa hanno bisogno, com'è la situazione e poi dico subito che questa città è più o meno protetta, è proprio come la base dove portiamo aiuti da tutta Italia e anche da altre città. So che un carico qualche giorno fa è arrivato anche dalla Germania. Cioè, vuol dire che loro preparano poi più piccoli sacchi, piccoli pacchi e poi con piccoli mezzi di trasporto in qualche modo riescono a portare fino a Kiev o altre città dove veramente è necessario. È tutto sotto controllo del governo, perciò siamo sicuri anche dal punto di vista legislativo, diciamo così. Anche adesso non so come funzionano le leggi, ma comunque l'aiuto umanitario è partito e speriamo che arrivi in Ucraina alla distribuzione delle persone bisognose.